Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: grave lutto per la Rai. A 62 anni se n'è andato Pier Francesco Forleo, direttore della direzione diritti sportivi. A renderlo noto è l'azienda di Viale Mazzini con un comunicato firmato dal presidente Rai Marinella Soldi e dall'amministratore delegato Roberto Sergio. La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti, recita la nota. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell'azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere, si legge ancora ai familiari i nostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l'azienda. Pier Francesco Forleo era sposato con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. La conduttrice di Domenica in Affranta ha ricordato il genero su Instagram. Pier, sei stato un genero meraviglioso, ha scritto, hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia. Ed io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati. Tutto troppo veloce. RIP. Oltre ad Elisabetta, nata dalla relazione con Federico Ferracini, la signora della Domenica ha un altro figlio, Paolo, frutto dell'amore per l'attore Pier Paolo Capponi. Andrea Vianello è tra i primi a ricordare Pier Francesco Forleo sui social. Svegliarsi con la notizia terribile che un grande dirigente della Rai, bravo, per bene e pieno di vita, Pier Forleo, non c'è più. Era un amico, lo chiamavamo il principe, per la sua eleganza naturale. Sapere vivere e sapeva lavorare. Un talento di pochi. Vicino a Elisabetta. Pier Francesco Forleo era originario di Firenze, dove era nato nel 1962. Laureato in economia e commercio, è entrato in Rai nel 1997 dopo aver lavorato nella direzione della pianificazione e controllo dell'IRI. Nell'azienda di Viale Mazzini ha ricoperto diversi ruoli. Dopo aver fatto parte della struttura reporting e controllo nella direzione amministrazione e finanza, è stato designato controller della divisione radiofonia. Nel 2006 è stato nominato direttore degli acquisti e nel 2015 è arrivato l'incarico di direttore della direzione diritti sportivi, che ha ricoperto sino alla sua morte. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy and looking for somebody who has other plans.